peggio sembra passato. Beh, decisamente sì, anche in virtù delle previsioni, però ne usciamo, diciamo, con una devastazione importante che ha interessato gran parte del Veneto. Ovviamente aver fatto le opere, i bacini di laminazione, aver fatto un sacco di messe in sicurezza degli argini, oltre 2.400 cantieri, ha evitato il peggio. Si consideri che abbiamo avuto piovosità di un'intensità che mai si è vista nella storia. L'Università di Padova, il professor Marani, ha detto che ci può essere un ritorno, diciamo, come serie storica dopo 300 anni. 229 mm d'acqua in poco meno di 6 ore, quando questi dati di curiosità sono importanti nelle 24 ore. Ospedali di Cittadella e Campo San Piero in difficoltà? Abbiamo avuto allagamenti negli scantinati sia a Campo San Piero, dove abbiamo avuto problema all'impianto di sterilizzazione dei ferri, e a Cittadella sempre negli scantinati, ma ormai abbiamo ripristinato lo status quo e quindi anche quei locali sono ripristinati. Ho fatto l'esempio degli argini di Campo San Piero, praticamente da una parte campi, dall'altra la città, ed è andato da quella parte. Ma vabbè, stanotte alle 4:10, quando mi hanno avvisato della rottura a Campo San Piero, mi hanno mandato le coordinate geografiche. Ho guardato su Google Maps e vedevo da un lato la città Campo San Piero, dall'altro campi. E per fortuna ha rotto, se si può definire fortuna, comunque nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna che ha rotto nella parte sinistra e quindi verso i campi, perché se avesse rotto dalla parte di Campo San Piero avremmo avuto il muson, le acque del muson dentro il Campo San Piero. Riparazione immediata? Riparazione immediata, ecco, anche qui sottolineiamo l'efficienza dei nostri tecnici nel coordinare le imprese, visto che è considerato che noi avevamo già camion carichi di materiale roccioso pronti per gli interventi d'urgenza, tant'è vero che la decina di rotture arginali che abbiamo avuto sono tutte in fase di riparazione o già ultimate. Singolare quello che si è verificato a Venezia e a Castelfranco? Beh, Venezia abbiamo avuto una da un lato, giustamente la marea non prevedeva l'apertura, l'innalzamento delle paratie del Mose, dall'altro però una piovosità così intensa, e nella prova provata proprio con Venezia di quello che sto dicendo, questa bomba d'acqua ha avuto 20 cm di innalzamento repentino che poi se n'è andata anche subito. Questo sta a dimostrare che il tema sono le bombe d'acqua e questi temporali che se ne sono susseguiti. A Castelfranco i problemi li abbiamo avuti con l'Avenale, perché per quanto riguarda il muson, pur essendo ai limiti, il muson anche con la cassa di espansione, col bacino di laminazione in funzione, non è stato il responsabile dell'allagamento di Castelfranco.